Ciao Crizzetti e ciao Crizzette. Oggi mi sono resa conto di essere una brutta persona perché credo di non avervi mai neanche incidentalmente citato in quasi 2 anni che tengo questo canale Philip Ridley. Philip Ridley è un autore sia per... No, Nilsson, è stato in silenzio finora. È stato in silenzio finora. Ha intenzione di cominciare adesso? Adesso? Proprio ora? Ciao! Dicevo, un autore sia per ragazzi che per adulti. Come sapete, all'estero questa pesante discriminazione non è così sentita giustamente, ed è anche un autore teatrale, un pittore e un ottimo regista. È un artista a 360 gradi che a me piace moltissimo e mi è sempre piaciuto moltissimo fin da quando ero bambina, perché avevo i suoi romanzi per ragazzi. Ora vi farò vedere giusto 2 cose che ho trovato, una per adulti e una per ragazzi, in libreria. Cioè nella mia libreria, non in libreria. Vi cito 2 suoi film che ho visto io, che sono Riflessi sulla pelle e Sinistre ossessioni, Oscure ossessioni. Non ricordo il titolo preciso, ci guardo. Io mi ricordo solo il titolo originale, che era The Passion of Darkly Noon, però il titolo italiano era Sinistre ossessioni, eccolo qui. C'era anche nel cast un giovane Viggo Mortensen. Se trovo DVD, cose, ve li lascio giù nell'info box, come vi lascerò i 2 libri che vi mostro, perché meritano veramente la visione entrambi. È stato zitto per 2 ore. È stato zitto per 2 ore. Vi mostro una raccolta di racconti per adulti, che è questa, Fenicottero in orbita, ve la lascio naturalmente giù nell'info box, e un romanzo per ragazzi, ma sapete che per me i romanzi per ragazzi possono essere letti a qualsiasi età, quelli di questo tipo in particolare, perché ha una tematica decisamente adulta, ed è Il cucchiaio di meteorite. Dico che ha una tematica decisamente adulta perché parla di come due bambini, 2 fratelli, lei adolescente, lui proprio bimbo, vivano la situazione di crisi coniugale dei loro genitori, che sono sempre sul punto di divorziare, litigano tremendamente, ma litigi violenti, litigi furibondi, e di come questi 2 bambini, attraverso il gioco, attraverso un'elaborazione fantastica, riescano a sopravvivere a questa situazione inquietante che si trovano in casa. Raccontato come l'ho raccontato io sembra una cosa stucchevole, in realtà non lo è affatto, anzi una caratteristica di Ridley è proprio saper raccontare l'infanzia e saper raccontare l'adolescenza in modo realistico e crudo, con anche le piccole cattiverie e i grandi dolori quotidiani che fanno parte dell'infanzia e dell'adolescenza. Ridley è un bravissimo narratore della fine dell'innocenza, di quel momento in cui un bambino o un adolescente apre gli occhi veramente per la prima volta su quello che lo circonda e riesce a traghettarsi dall'altra parte nell'età adulta senza perdere quell'immaginario e quel gusto per il fantastico che aveva fino a 5 minuti prima. Vi consiglio assolutamente quindi di recuperare sia i suoi libri che i suoi film. Vedo ora che mi ero inquadrata assolutamente a cazzo di cane, ottimo così. E vi voglio raccontare, visto che fa troppo ridere, come mi è finalmente venuto in mente di parlarvi di Ridley. Perché è una cosa, cioè, ho riso tantissimo, vi giuro. Allora, io su Facebook ho una mia amica che si chiama Maria Silvia Avanzato e che è una scrittrice. Forse vi avevo parlato di un suo libro, ma vi parlo di anni fa. In ogni caso vi lascio anche il suo libro che ho letto io giù nell'info box, è molto bello, ve lo consiglio, Crune daghi per cammelli. Se riesco a parlare, oggi ce le ho tutte, è meraviglioso. Bene. E Maria Silvia, che saluto, mi fa sempre piegare dal ridere quando scrive qualunque belinata su Facebook, perché ha una scrittura molto divertente, molto spiritosa.
E oggi ha scritto una cosa che poi vi leggerò, ma che riguarda di striscio in qualche modo la perdita dell'innocenza, anche in quel senso, la fine dell'adolescenza e l'ingresso nell'età adulta. Collegamenti Balzani, però ve la vado a leggere perché fa troppo ridere. Allora, Maria Silvia posta una foto di un DiCaprio imberbe, mi sembra in Romeo più Giulietta, a vederla così, comunque di un DiCaprio veramente imberbe, e scrive: per la rubrica Il muro del pianto vorrei condividere un DiCaprio ragazzetto. Che voi ne parlate, lo linkate, fate il tifo, fate girare le gif, lo guardate sul grande schermo, ma io mi rifiuto e a gran voce reclamo: resta cinno, Leo! Noi ti vogliamo così, sbarbatello e sguardo da fagiano, con i capelli alla Nick Carter. Ti vogliamo ostaggio di una pubertà infinita per scrivere «Leo, sei tro figo» sulle nostre smemorande anni 90. Ti vogliamo sticker per appiccicarti al muro, mentre le nostre madri ci maledicono, e ti vogliamo poster di Cioè, che già quando sei salito sul Titanic ci sei parso un tipo un po' troppo maturo. Noi altre ti vogliamo con le sopracciglia alla boia, senza la pappagorgia, senza rughe, guarda lì che pelle, alla faccia che sembra fatta di spunti al tonno. Ti vogliamo con il fascino del chierichetto, per coltivare la segreta illusione che ci siano in giro ragazzetti somiglianti a te, a spasso sui phantom, per dire all'amica tizia Caia: oh, cioè quel tipo di San Lazzaro è uguale a Leo, che probabilmente poi il tipo di San Lazzaro è un mega cesso, ma il naso vagamente simile a quello di Leo, e allora perde il suo nome di battesimo e non è più Luca, Andrea, Matteo, è Leo, Leo di San Lazzaro. E vogliamo ascoltare I'm Kissing You di Desiree 600 volte, che 600 volte l'abbiamo cantata e mai nessuno è stato all'altezza di Leo, neanche i tipi di San Lazzaro. Leo, che a noi non serviva il suo cognome, ma che ce ne frega del suo cognome, Leo è Leo, e ce lo tatuiamo coi trasferelli e guardiamo i suoi primi film, dove mostra le doti recitative di un boccione dell'acqua, ma Leo è Leo, che l'alternativa oggi è pensare: tu sei un barbuto vestito di pelli che gira in un bosco, e io sono troppo vecchia per esaltarmi davanti a una bella faccia. E mi ha commosso leggere questa cosa oggi, perché... o so che sembra un discorso completamente idiota, e poi da lì allora mi è venuto in mente Philip Ridley, però è così, e ve lo racconto spontaneamente proprio come è successo. Dicevo, mi sono commossa leggendo il post di Maria Silvia, perché io ero la fazione opposta, c'era negli anni 90, no? Parliamo noi, quando eravamo bimbe o primissime adolescenti, io e Maria Silvia. Il mondo, seconda metà degli anni 90, si divideva tra... c'erano anche i vari Banderas, c'erano i vari Brad Pitt, però i due estremi, proprio lo Yin e lo Yang, erano DiCaprio e Johnny Depp. Io ovviamente ero dal lato scuro, manco a dirlo, ero team Johnny Depp. E DiCaprio sbarbatello, proprio lo odiavo, io... Titanic è uno dei film che ho odiato di più nella mia vita, ma... solo rivedendolo da adulta ho potuto apprezzare almeno delle cose di Titanic, non so, dal lato tecnico o anche la totale ingenuità e innocenza di questa storia d'amore così semplice, no? Ma era un film che proprio da adolescente mi provocava una repulsione enorme. E quello che era il mio idolo da ragazzina, che era Johnny Depp. Tra l'altro sono diventati due ottimi attori tutti e due e li seguo entrambi, voglio dire... però quando sei adolescente, che invece c'hai il poster e sei nel tuo pieno trip adolescenziale, è un altro discorso. E quando diventi grande e qualcosa ti fa ripensare a quel trip adolescenziale e a quanto a quanta ingenuità, a quanta dolcezza ci fosse nel tuo occhio di ragazzina, la trovo una cosa commovente. Non so se era un discorso completamente sconclusionato invece alle vostre orecchie, però mi ha riportato in quel mood, in quell'atmosfera un po' appunto decadente anni 90, che mi ha fatto pensare a Philip Ridley e al fatto che sono una brutta persona perché non ve l'ho mai consigliato su questo canale. Sono felice di aver posto rimedio a questa lacuna, fatemi sapere che cosa ne pensate di Ridley, se lo avete letto anche voi nella sua versione per adulti o per ragazzi, o se avete visto qualche suo film, altrimenti recuperate, qua sotto avete probabilmente l'info box più ricco di sempre, spero di aver trovato tutto, e noi ci vediamo domani con un altro video, ciao!